Aida incontra il fidanzato, al Grande Fratello VIP arriva Geppi. Serata di sorprese quella di oggi al Grande Fratello VIP, per Aida arriva il fidanzato Geppi. A contendersi il titolo di vincitore insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello VIP stasera c'è anche Aida Jespica. Qualche settimana fa il suo avvicinamento con Jeremias Rodriguez all'interno della casa le aveva creato non pochi problemi con il suo fidanzato Geppi. Oggi però i problemi sembrano superati, tant'è che a sorprendere la bella venezuelana durante la trasmissione è arrivato proprio lui, il suo compagno. Tutto dimenticato dunque? A quanto pare sì. I due infatti, incontratisi davanti la porta rossa del Grande Fratello VIP, si sono abbracciati con affetto scambiandosi anche un bacio passionale alla fine, come se nulla fosse successo tra loro. Aida incontra Geppi, dopo la rabbia e il perdono? Che la storia che aveva visto vicini Aida e Jeremias Rodriguez fosse acqua passata per il compagno della Jespica lo si era capito già da diverso tempo. Nonostante il messaggio lasciato in diretta da Geppi, dove quest'ultimo comunicava alla concorrente del Grande Fratello VIP la sua intenzione di chiudere i rapporti, gli aerei arrivati in seguito per lei hanno poi fatto ben intendere altro. Frasi e messaggi d'amore indirizzati alla stessa che, proprio stasera, sono stati confermati dalle gesta del fidanzato. Nessun rancore dunque, solo la voglia di ricominciare. L'incontro tra Aida e Geppi, l'ironia della Jalapas Band. Ad ironizzare sull'incontro avvenuto tra Aida Jespica e il fidanzato Geppi è stata anche la Jalapas Band. Ricordando la passione che lunedì aveva travolto Daniele Bossari e Filippa Lagerbach, hanno forse trovato poco convincente l'entusiasmo della Jespica. Secondo la Jalapas quest'ultima infatti non sarebbe stata poi così contenta di vedere il suo fidanzato, o perlomeno questo traspariva dal suo viso. A schernire quest'incontro è stato anche Jeremias Rodriguez che, chiamato in causa da Ilary Blasi, ha affermato sorridendo di non essere stato molto attento e di essersi perso quello che era successo tra Aida e il fidanzato.